Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come costruire un microdrone da 2 pollici. Per iniziare facciamo una panoramica delle componenti che userò in questa build. La maggior parte sono state recensite qui sul canale, in descrizione vi lascio tutti i link alle recensioni per avere maggiori informazioni. Come telaio userò il MyFrame Neutron 2, questo frame mi è stato inviato per la recensione e mi è piaciuto molto, tanto che ho deciso di impostare la build proprio partendo dal frame. L'elettronica sarà affidata allo stack 16x16 della GPRC, anche questo recensito da poco. In un'unica soluzione abbiamo FC, ESC e VTX, la maggior parte dei collegamenti quindi sono già fatti. Per quanto riguarda i motori ho preso dei Racer Star 1103, in passato ho già usato motori simili e mi sono trovato bene, quindi ho scelto di nuovo questo brand. Con la videocamera non ho voluto risparmiare e ho preso una Predator Nano, a mio parere è il meglio che attualmente si possa trovare su questo formato. Come ricevente userò una XM, tra quelle FR Sky è la più piccola ed è perfetta per droni di queste dimensioni. Per concludere, batterie eliche, qui ognuno può scegliere quello che preferisce. Al momento userò delle 500 mAh a 2 celle, che sono una buona via di mezzo tra durata e prestazioni, e delle King Kong 1935 che non mi convincono molto, ma valuterò meglio quando il drone sarà pronto. Per fissare le batterie al frame ho preso questi battery strap Beta FPV. Il kit ci dà 3 strap da 11 cm e 3 da 15 cm. Inoltre abbiamo anche dei pad in gomma per il frame, che aiutano a non far slittare la batteria. Iniziamo rimuovendo la canopy dal frame, mettiamola da parte perché per ora non ci serve. Ora fissiamo i motori al telaio, le viti che ci vengono fornite in dotazione con i motori sono troppo corte e quindi non possiamo usarle. Io ho deciso di usare le viti per le eliche in quanto la loro misura è perfetta per questo frame. Usare queste viti non è un problema, perché le eliche vengono sempre vendute insieme alle viti, quindi quelle dei motori non servono. Facendo in questo modo però abbiamo solo 2 viti per motore. Io vi posso garantire che questo non è un problema, in quanto anche 2 viti sono sufficienti a tenere ben fermo il motore. Se proprio non vi fidate, comprate un set di eliche in più e usate quelle, la lunghezza tanto è sempre la stessa. Per bloccare i cavi potete usare del nastro adesivo, una fascetta o del termo restringente. Se usate il termo ricordatevi di infilarlo nel braccetto prima di fissare il motore. Ora passiamo all'elettronica, smontiamo tutto lo stack e teniamo solo gli ESC. Infiliamo le viti nei fori 16x16. Inseriamo gli standoff grandi che ci vengono forniti in dotazione. Adesso saldiamo il connettore alla scheda facendo attenzione a non invertire la polarità. Il risultato finale sarà questo. Ora è venuto il momento di tagliare i cavi motore e saldarli negli ESC. Teniamo un piccolo margine di sicurezza per ogni eventualità. Dopo aver prestagnato i pad degli ESC e accorciato i fili, saldiamo tutti i cavi. Mettiamo un'altra serie di standoff, poi inseriamo il flight controller nello stack. A questo punto colleghiamo la ricevente. Io ho già saldato 3 cavi da 4 cm direttamente nei pad perché i pin occupano spazio inutilmente. Per quanto riguarda i fili, con la XM in questa posizione saldiamo il cavo segnale in basso, il positivo al centro e la terra in alto. Quando abbiamo finito, isoliamo la ricevente con il termo.
Come da manuale ho saldato la terra in basso, l'alimentazione al centro ed il segnale in alto. Inserisco gli ultimi standoff e aggiungo la VTX allo stack, poi fisserò tutto con i dadi. Perfetto, si può dire che il grosso è stato fatto. Ora sistemo l'antenna della VTX e la ricevente. Metto il connettore IPEX che punta verso l'interno e faccio fare un piccolo giro al cavo dell'antenna. In questo modo potrò far uscire il dipolo direttamente da questo foro che è stato creato proprio per questo scopo. La ricevente la metterò in questa posizione, facendo in modo che il tasto BIND rimanga verso l'alto e l'antenna verso la parte posteriore. Per bloccare tutto utilizzo una fascetta piccola. Ora posiziono la videocamera nella canopy, dopo aggiungo una fascetta per sistemare l'antenna della ricevente. Per quanto riguarda la videocamera, userò due viti della dotazione della Predator ed il cavo di collegamento della videocamera che viene fornito con lo stack GPRC. Collego il connettore allo stack, sistemo l'antenna della VTX e posso fissare di nuovo la canopy al frame. Ora non mi rimane che assicurare l'antenna alla fascetta con il termorestringente. Come ultima cosa metto del velcro nella base e faccio passare il battery strap da 15 cm. Il Neutron 2 è pronto, non ci rimane che passare Betaflight per fare le configurazioni software. Per iniziare partiamo con l'aggiornamento firmware. Il target di questo flight controller è MATEC F411, teniamolo a mente e clicchiamo qui per entrare in modalità DFU. Quando siamo in DFU possiamo aggiornare il firmware, quindi andiamo su Firmware Flasher. Come abbiamo detto, scegliamo il target MATEC F411. Io preferisco la versione Legacy, anche se in effetti non ho mai notato nessuna differenza con l'altra. Lasciamo tutto così e clicchiamo Load Firmware Online. Poi su Flash Firmware. Ora possiamo iniziare a configurare la scheda. Per prima cosa dobbiamo riallineare il flight controller, perché di default il modello non si muove come quello a schermo. Fate questo passaggio solo se non avete corrispondenza di movimenti tra drone e modello. Se i movimenti coincidono, saltate questo passaggio. Quindi vado in configurazione e allineo la scheda selezionando in questo box CV270°, poi salvo. Adesso andiamo in port e sistemiamo le UART. Spostiamo Serial RX da UART 1 a UART 2, poi nella riga della UART 1 seleziono VTX IRC Trump. Salviamo. Ritorniamo in configurazione ed in protocollo seleziono D-Shot 600, le altre impostazioni le lascio come sono. Per tenere un carico basso della CPU, seleziono 4K e disattivo l'accelerometro. Qui metto il mio nick. RSSI analogico deve rimanere disattivato, se lo attiviamo ci sarà conflitto con l'RSSI della XM. In receiver scelgo Serial Based Receiver, poi sotto SBUS. Qui attivo RX Lost ed RX Set per avere gli ESC come buzzer. In verità con dei motori così piccoli il suono è molto debole, in questo caso potete valutare un buzzer autoalimentato. Io vi consiglio il V-Fly Beacon che uso anche sul 5 pollici, vi lascio il link della mia recensione in descrizione. Nella pagina Receiver, dopo aver verificato che il radiocomando è settato bene, abilito RSSI Channel in AUX 4. Se avete i canali invertiti, andate in Channel Map e provate con AETR 1234 o con TAER 1234. Salviamo. Adesso andiamo nelle modalità di volo. Questa sezione è molto personale ed ognuno la configura a proprio piacere. Vi faccio vedere come l'ho imposto per me. Io armo sempre con l'AUX 2 in seconda posizione.
Angle e Horizon non mi servono, quindi le salto. Il Buzzer lo tengo nella seconda posizione dell'AUX 1 e il Turtle Module lo tengo nella terza posizione sempre dell'AUX 1. Utilizzo il Prearm e lo seleziono nell'AUX 3, che nel mio radiocomando corrisponde alla switch momentanea, quindi porto il valore al massimo. Qui non ho altro da fare, quindi salvo. Ora andiamo in USD, siccome è la prima volta che uso questo flight controller devo fare l'upload dei font. Vado su Font Manager e carico i font. Come sempre ho un approccio minimal all'USD, lascio solo RSSI, tensione della batteria e firma. Gli allarmi li sistemo ben visibili al centro. Per ultima cosa vado in motor per verificare che il senso di rotazione dei motori sia quello giusto. Ho già fatto le prove e ho visto che per i motori 2 e 3 devo invertire il senso di rotazione. Per fare queste modifiche è necessario intervenire via BLE Suite, perché su Betaflight non è possibile farlo. Visto che su Betaflight le configurazioni sono concluse, posso uscire. Scarichiamo e installiamo la BLE Suite, vi lascio il link in descrizione. Tutte le impostazioni sulla BLE Suite vanno fatte con la batteria inserita, per questo motivo è importantissimo rimuovere le eliche dal micro. Scegliamo la porta COM relativa ai nostri ESC, clicchiamo Connetti, poi Read Setup. In questi box lascio selezionato solo l'ESC del quale devo invertire il senso di rotazione, inizio con il 2. Quindi vado su Motor Direction ed ho Reversed. Dopo ho Write Setup per salvare l'impostazione. Ripeto la stessa cosa con il motore numero 3. Le altre impostazioni le lascio come sono, quindi posso uscire. Per concludere vorrei fare qualche considerazione sulla build. Il frame è molto carino e una volta assemblato il micro ha un aspetto molto bello da vedere. La componentistica da usare è assolutamente 16x16 e possibilmente una combo di ESC, FC e VTX. La videocamera deve essere rigorosamente formato nano. Come ricevente all'inizio avevo scelto un XM Plus, che in fase di build si è rivelata troppo grande, quindi ho dovuto ripiegare su un XM che è molto più piccola ma solo un'antenna. Tuttavia la parte esposta dell'antenna rimane molto lontana dal frame, quindi non dovrebbero esserci problemi di portata. In aggiunta poi con un drone da 2 pollici non andiamo a coprire grosse distanze, quindi anche solo con un'antenna non dovrebbero esserci problemi. Il battery strap vi consiglio di metterlo subito, se lo mettete alla fine è un po' complicato a causa dei cavi motore. A proposito dei cavi motore, confermo qualche commento che ho ricevuto nella recensione di questi RSS Star, ed effettivamente sono difficili da gestire. Come dimensione invece gli 1103 mi sembrano perfetti, in descrizione vi lascio anche qualche altro modello in modo da avere una scelta più ampia. Per quanto riguarda le batterie, ho preferito le due celle, ma in ogni caso questo micro può essere alimentato tranquillamente anche a 3S. Questa era la build del Mayframe Neutron 2, adesso non mi rimane che caricare le lipo e procedere per un bel test di volo. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare sempre attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.